Allora andiamo a riepilogare proprio la situazione per quello che riguarda la danza. Eccola qui, Meryl Davis e Charlie Wise 73-20, poi Tessa Virtue e Scott Moore con 71-27, Nathalie Péchalas, Fabien Boursacq 68-70, poi Ekaterina Bobrova, Dimitri Solovyov con 66-23, Anna Cappellini e Luca Lanotte 66-11, Elena Linic e Nikita Katsalapov con 63-56. Però davvero bisogna dire che Anna e Luca hanno fatto davvero un ottimo programma, con un punteggio importante per quello che riguarda il tecnico, perché 35-15 Meryl Davis e Charlie White, 34-01 di tecnico Tessa Virtue e Scott Moir, e poi andiamo proprio a trovare il 33-93 di Cappellini la notte. Un tecnico importante, ma anche il risultato di per sé al momento molto importante. Parliamo di quarto quinto posto al mondo, perché sono a 66 punti pari a Bobrova Solovyev praticamente, quindi stiamo parlando di veramente di punteggi di altissimo livello. Allora andiamo proprio a goderci, prima di andare in pubblicità, gli highlights delle tre coppie classificate. Ecco Nathalie Péchalas, Fabien Boursacq, loro hanno questo splendido programma perché è bellissimo questo cancan, e poi domani ci proporranno la free dance particolarissima sulle musiche dei Rolling Stones. Quest'anno anche tu ragazzi, Berto Notar, che hanno scelto la musica dei Rolling Stones perché è l'anniversario, 50° anniversario, ed è una scelta insomma stata fatta anche per questo motivo. Sì, è vero, anche se la danza rispetto all'artistico ha questo vantaggio di poter usare la musica cantata. Certo. L'artistico ancora purtroppo no, quindi... Lo potrà fare però. Esatto, lo potrà fare dal 2014, quindi Rolling Stones di Berto Notarek sono una rivisitazione, certo, della musica vera dei Rolling Stones. Davvero comunque un bel programma, loro cioè, avevano evitato di presentare negli ultimi anni questa musica francese, invece eccoli qua, giustamente, come lo ricordavi, a Parigi ha fatto veramente scalpore questo bellissimo programma. Che dire, Tessa Virtue e Scott Moir, il loro punteggio 71-27, sono due grandi interpreti, e domani vivremo questa sfida con la Carmen di Anna e Luca, ma come giustamente ha detto Anna, noi non vogliamo assolutamente essere nell'ombra della loro Carmen. Giustamente, anche perché, come spesso sempre hanno detto, sono due interpretazioni talmente diverse che non vanno quasi neanche paragonate, no, l'una all'altra. Esatto. Tra l'altro Anna interpreta proprio in maniera completamente diversa da Tessa questa Carmen, due splendide Carmen ma diverse. Comunque è bello perché questa sfida così si è rinnovata, insomma, lo ricordiamo, la splendida Carmen di Katharina Witt, no? Sì, è stranissimo perché ci sono così tanti paralleli poi che vengono alla mente, questa di Katharina Witt, dove invece era un po' l'opposto, perché lei era rossa e nera di costume, quindi ricalcava la Carmen, diciamo, classica, canonica, mentre Debbie Thomas aveva, certo, una tuta nera lunghissima e faceva una Carmen più moderna anche lei, quindi anche allora... Anche durante queste Olimpiadi dell'88 c'è stata questa sfida a colori e situazioni e interpretazioni diverse. E qui abbiamo i vincitori per quanto riguarda la Shore Dance, Meryl Davis e Charlie White, i campioni statunitensi che potrebbero entrare nella storia di questi Grand Prix vincendo quattro finali consecutive. Loro si sono presentati proprio dopo aver vinto l'NHK e Skate America, e per la prima volta in questa stagione hanno avuto uno scontro diretto con Tessa Virtue e Scott Moir. Hanno avuto il tempo anche di rivedere alcune cose nel loro programma e mi sembra che abbiano raggiunto davvero un passo dalla perfezione, perché loro dicono che possono migliorare sempre. Ma certo, sai, questa è una forma d'arte, quindi è sempre migliorabile, c'è sempre chi può avere l'idea innovativa, originale, chi può migliorare anche la minima particolarità del suo passo, del suo pattinaggio.